parte Coelho, palla proprio per Fortino e Seba Tornatore cala la prima parata importante della sua partita sul mancino di Robocop. Grande risposta, un semimiracolo. Pallone fuori per Gianluca, l'ha presa ancora Tornatore sul missile volante di Gianluca. Campoi, finta, passa vincendo un rimpallo. Campoi, Gagno in tuffo, allontana poi Gianluca. Giù Perugino, rimessa per il Catania, può correre Rossetti dall'altra parte, trovato Vaporaki che la piazza. Gagno col piedone allontana, cercata per Galan, arriva Coelho, Arillo spinge e calcia. Tornatore si era già buttato, forse con un attimo di anticipo, alla fine riesce a tirare sul braccio a fare un'altra grande parata. Angolo di Galan, Musumeci al volo, lo schiaffo di Carmelo Musumeci, la risposta di Gagno. Fortino gira su Arillo, si accentra, Arillo ancora Tornatore, ripropone in avanti Vaporaki contro Arillo, si accentra, spara, Gagno la tiene inchiodata a terra. Palla messa dentro, Duarte calcia dal Cin, si fa trovare pronto, primo squillo Real San Giuseppe. Ed altrettanto veloce Salas a rubare di palla, Salas con la punta, la parata di dal Cin. Duarte la lascia lì per il tiro di Ercolessi col piede dal Cin, va a riprendersela Salas, sempre pressione dei rossoblù, la palla arriva a Salas che ha molto spazio, Salas, grande parata sulla bomba di Salas di dal Cin. Con personalità la gioca per di nuovo per Murillo, si lancia in profondità, attenzione a Melillo, Melillo, parabello buono, due volte. Cesaroni, poi ancora il passaggio di ritorno, la parata clamorosa di Thiago Perez. Non raccoglie il pallone perché ci ha provato direttamente Avelino, poi ci prova Ugherani con Weber che la vede arrivare Basile, poi attenzione qui, doppia chance per l'opificio 4.0, come detto ricca di spunti di cronaca in questo primo tempo. Intanto Oitomea si gira, Thiago Perez ancora una volta si oppone, dal Cin con la deviazione di intanto qui la parata di Thiago Perez, poi la sfera che finisce sul fondo, poi la conclusione Thiago Perez, e allora sale Weber, spazio per il portiere, lo scarico per Cesarone, avanza il capitano destro, parata in due tempi, se la ritrova lì Thiago Perez. Santos, Mohamed, dal Cin non c'è il portiere ma non trova la porta, Cesaroni trova invece Thiago Perez, ancora il passaggio di ritorno, poi ci prova Oitomeia, Thiago Perez, Thiago Perez, oh. Poi pallone regalato a Jorginho, prova con il mancino, vola Bastini, calcio d'angolo Lido, primo fallo della ripresa perché già c'era stata una punizione, quella di seconda battuta pochi istanti fa da Lido che prova con Jorginho, la parata con la mano di Bastini, pallone in calcio d'angolo. Di Ponto prova a rimettere subito in gioco il pallone, Cutrupi controlla, si gira, mette in mezzo per Sanchez che con il cucchiaino non riesce a scavalcare Bastini, da Jefferson che scambia con Rafinha, conclusione murata dalla scivolata di Tambani, ancora Petrarca con Parrel, super Di Ponto per subito sfruttare questo corner, palla all'indietro per il mancino di Cuzzolino, super intervento di Moretti, attacca sulla sinistra, mette dentro, palla che arriva dalle parti di Olivera che la alza per Bolo, prova l'acrobazia, Moretti mette in calcio d'angolo, Sacon verso Adriano Foglia, difende la palla, palla ancora dentro per il tiro di Sacon e spindola in due tempi. Leandrinho, conclusione di Sacon e spindola a una mano, mette in calcio d'angolo. Moretti ancora al rinvio profondo, Foglia con la testa, che intervento distinto di Spindola. Salas, sinistro di Bolo, si allunga Moretti, la mette fuori. Leandrinho ancora da Sacon, butta Buzzi, prova il tiro sul primo palo, respinge Spindola. Si appoggia su Vinicius, buono sviluppo del Polistena, ancora Vinicius e ancora le mani aperte di Fabio Tondi per il calcio d'angolo. Altro pallone lungo per Marcelinho, Martino riesce ad allungare sulla traversa e poi di destro Marcelinho, ma altra chance
per il 2-0. Aspetta il movimento di Eluaz, che va di prima ad Arcidiacone, di prima ad Eluaz, libera al destro, Tondi a mano aperta, la mette in calcio d'angolo, bel primo tempo, bella partita. Occhio al 3 contro 1 che si sviluppa per il Polistena, Zaccaria dentro per Richechi, la parata con i piedi di Tondi, ancora Richechi, ancora a calciare, sarà corner per il Polistena. Dalla parte opposta, stavolta Noscodella, va dritto da Arcidiacone, che va dritto col sinistro e trova ancora Fabio Tondi. Richechi prova a aprire il destro, Tondi ci mette la manona e allunga in corner, grande parata di Fabio Tondi, grande conclusione anche di Totò Richechi.